Bentrovati alle interviste di BioBlu. Fiat, Agnelli e Del Can tra licenziamenti e accuse di evasione fiscale. Questo l'argomento che trattiamo oggi. Tanti italiani avevano e hanno un timore in qualche modo reverenziale verso la famiglia Agnelli, poi anche El Can, perché è stata la punta dell'industria automobilistica italiana. Parliamo della Fiat, parliamo di Stellantis, parliamo di cosa sta succedendo in Italia, perché stanno succedendo cose molto interessanti. Cronaca di questi giorni, indagine della Guardia di Finanza per evasione fiscale. Nel mirino ci sono gli El Can e di questo parliamo con il massimo esperto della famiglia El Can Agnelli, Gigi Moncalvo, giornalista d'inchiesta e scrittore. Eccoci qua, Gigi. Buona giornata a tutti, anche a te naturalmente, anche a loro che ci ascoltano. Ecco, allora innanzitutto voglio far vedere il tuo libro Agnelli Coltelli, che sostanzialmente è un'antologia, perché tu hai scritto vari volumi anche sulle vicende di casa Fiat. Qua vediamo una tua fotografia. Gigi Moncalvo è autore dei libri Controcorrente, Agnelli Segreti, I Lupi e gli Agnelli, I Caracciolo, ricchi di documentazione e di retroscena sui peccati nascosti e le verità mai scritte su quella che è stata definita l'ultima famiglia reale italiana. Voglio andare con l'aiuto della regia sempre a mostrare quello che è stato il titolo dei giorni scorsi, Eredità Agnelli. Dopo il maxi sequestro gli El Can rischiano di perdere tutto, anche loro, ma spunta un tesoretto alle Bahamas. Io adesso farò un riassunto. Gigi, chiederò a te se commetterò errori nel racconto. Venerdì 20 settembre la Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 74,8 milioni di euro ai fratelli El Can, John Ginevra e Lapo, e agli altri due indagati, il notaio Urs von Grüningen e il commercialista Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus. Al centro delle indagini condotte dalla Procura di Torino c'è un'eredità milionaria passata attraverso le mani della defunta Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, un tesoro fatto di gioielli, stime e calcoli fiscali mancati, 50 milioni di euro in ori, diamanti e perle fuori dall'eredità, che secondo gli inquirenti sarebbero stati spartiti tra i tre nipoti senza che venissero pagate le dovute imposte di successione. Insomma, una completa assenza di tracce fiscali che ne giustificano la spartizione. Anzi, secondo le accuse, i gioielli non sarebbero mai stati dichiarati, mettendo in luce un ulteriore atto di evasione. Qua vediamo la Repubblica, che è del gruppo GEDI e che oggi vede la redazione, oggi anche ieri vedeva la redazione in sciopero proprio per questioni legate alla gestione da parte degli El Can, il GIP sull'eredità Agnelli, trust e false donazioni, la difesa dei beni dichiarati. E visto che abbiamo citato Repubblica, mostriamo qual è la questione sulla redazione di Repubblica. Questo è il Fatto Quotidiano, la Exor di John El Can vende interviste e articoli su Repubblica alle aziende che partecipano al suo evento, giornalisti in sciopero. Per questa ragione il comitato di redazione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ha indetto uno sciopero di 2 giorni. La mozione è stata approvata a larga maggioranza dai giornalisti e dalle giornaliste. Articoli, interviste, approfondimenti venduti alle aziende. Non solo, ciascun pezzo prima di essere impaginato e andare in stampa, anziché passare dalla redazione, è finito sulla scrivania di Exor, la holding di Stellantis. Allora, andiamo con ordine. Gigi, ti volevo chiedere innanzitutto un commento su quest'ultima notizia, questo sciopero che chiaramente lascia orfani oggi e ieri i lettori di Repubblica, questa vicenda non simpatica. Ma la possiamo vedere da due punti di vista. Uno, per fare un dispetto da parte dei CDR, dei sindacati e dei giornalisti, contro John El Can, che quindi non avrà l'apporto dei suoi giornali nella sua apoteosi dei prossimi giorni a Torino. Questi discorsi sull'high tech, sull'intelligenza artificiale, io direi sulla ignoranza accertata, più che IA, non è intelligenza artificiale e ignoranza accertata. Adesso poi vedremo con una serie di particolari e di dati e di fatti perché. La seconda cosa invece è che i giornalisti si tolgono loro stessi da un imbarazzo, quello di tacere sulle notizie che negli ultimi giorni hanno invaso invece gli altri giornali, che a questo punto hanno fatto crollare il muro di omertà che esisteva. La parete di vetro si è sgretolata, la bolla
di sapone è scoppiata, quindi i giornalisti di Repubblica non è che siano stati molto prodighi di notizie, quelli della stampa nemmeno. A Torino, se vuoi sapere qualcosa su questa vicenda, devi comprare o La Verità, quotidiano di Maurizio Belpietro, oppure l'edizione del Corriere della Sera di Torino. Quindi capisci che è un po' imbarazzante che il giornale concorrente, il Corriere della Sera, abbiano superato in verità e diligenza e rispetto nei confronti dei lettori Repubblica. Se vogliamo interpretarla in uno di questi due modi, ognuno può scegliere quello che preferisce. Abbiamo parlato di questa indagine della Guardia di Finanza, naturalmente siamo alle battute iniziali, vedremo come andrà a finire. Tu però sei obiettivamente il massimo esperto delle vicende della famiglia Agnelli El Khan, hai seguito anche tutta la storia, hai raccontato tutta la storia dell'eredità della famiglia Agnelli. Questa vicenda, questa inchiesta, quindi non ti coglie di sorpresa? Ti aspettavi qualcosa di più, qualcosa di meno, anche in termini di tempistica? Ma guarda, io è dal 2009, quindi sono esattamente 15 anni, che predico, tra virgolette, invano nel deserto. Sono stato fatto oggetto di ironie, di ostracismi, nessuno ha parlato, ben pochi hanno parlato dei miei libri, come se fossi un lebbroso. Bene, ora vedo che tutti si accodano, e per me è una gioia. Se citassero anche le fonti originali, non sarebbe male. Non sarebbe male, anche perché vedo che specialmente il Corriere della Sera, Ottavi, che ha scoperto le persecuzioni dei giovani Elkan, che venivano picchiati dalla mamma quando erano bambini, che erano costretti a partecipare a un campo estivo dove c'era l'alzabandiera con le insegne zariste, si sono accorti di questa cosa senza citare, andando invece dietro a un libro di una signora americana, moglie di un giornalista del Corriere della Sera, che è un libro scritto sotto dettatura di John Elkann, basta vedere alcune volute imprecisioni e alcuni messaggi trasversali. Ora, io non solo me l'aspettavo tutto questo, l'ho scritto, l'ho documentato, non ho ricevuto nessuna querela da parte della famiglia Elkann, famiglia Agnelli è un'altra cosa. Oggi però sto aspettando altri due appuntamenti che voglio preannunciarvi a livello di eventualità, con tutti i condizionali del caso, ma che sottopongo alla vostra attenzione giornalistica e soprattutto all'intelligenza dei lettori, quelli che sanno leggere e scrivere, non quelli che, per esempio, io qui ho due quadri con le mie copertine dei primi due libri sugli Agnelli, adesso poi se volete giro la telecamera e ve li faccio vedere. E qualcuno ha detto che io tengo i quadri degli Agnelli in casa e dà un senso di satanismo a questa cosa. Si tratta semplicemente, dai che ve li faccio vedere. Eccoli. Semplicemente, lo vedete sotto l'orologio, delle copertine dei miei primi due libri, Agnelli, Segreti e i lumi degli Agnelli. Ora, che uno abbia visto in queste due fotografie una mia connessione, un mio innamorato, questi sono tutti matti, se documentino prima, ma vabbè, lasciamo perdere e chiudiamo la parentesi. Allora, quello che io sottopongo alla vostra attenzione è questo, è l'intelligenza, lo scrupolo, la grande prudenza della Procura della Repubblica di Torino, in particolare del nuovo procuratore capo, in questa inchiesta. Se avete notato, l'esplosione delle notizie è avvenuta a metà settembre, mentre c'era stata una lunga stasi, dovuta semplicemente al fatto del periodo feriale degli uffici giudiziari in tutta Italia. Alla ripresa del lavoro, ecco, arrivare le notizie che maturavano e bollivano in tempo, bollivano da tempo in pentola. Ora, nel comunicato di una pagina e mezza che è stato fatto dal procuratore della Repubblica l'altro giorno per annunciare il sequestro dei 74,8 milioni, e do una notizia confortante agli ascoltatori, questi 74,8 milioni sono stati trovati nei conti, nei fondi di John di Lapo, di Ginevra, del commercialista Ferrero. E quindi ci sono, quelli non scappano. Qualora ci fosse
da passare all'incasso, da rendere esecutivo quel sequestro che per ora è cautelativo, ci sono lì. Ma il punto è un altro. Dal comunicato del procuratore si evincono due cose molto importanti che non sono esplicitate, vale a dire che secondo il codice penale, quando ci sono almeno tre persone coinvolte in un inguacchio, in un'ipotesi di reato, e qui le persone sono 4/5, cioè i tre Elkan più il commercialista Ferrero, presidente della Juventus, capite chi ci mettono a presiedere la Juventus, non uno che capisce di calcio, ma uno che si occupa delle vicende del principino. Quindi quando tre persone, gli Elkan più tre o più, scatta il reato di associazione a delinquere. Il reato di associazione a delinquere non è uno scherzo perché implica l'arresto. Ora, secondo me, la Procura della Repubblica non ha voluto fare questo ulteriore passo perché questo avrebbe procurato un vero e proprio sconquasso. Già lo ha procurato il sequestro cautelativo di quei 75 milioni, chiamiamoli 74,8, sono 75. Ma pensate all'arresto dei tre più del presidente della Juventus, che cosa avrebbe determinato. Ma c'è di più. Nel comunicato e dal testo dell'ordinanza del GIP che convalida questo sequestro c'è un altro passaggio importante, vale a dire alcuni conti all'estero che sono stati trovati, se volete vi mando anche l'elenco, io ho messo a disposizione della magistratura e ne sono orgoglioso i documenti di cui ero entrato in possesso, ci sono dei fondi all'estero che sono stati imbertati prima della morte di Marello e prima dell'apertura dei suoi testamenti. Ora, a casa mia, questo tipo di reato, o di ipotesi di reato, si chiama autoriciclaggio, ed è un reato molto grave, che implica non tanto l'arresto, quanto una cosa ben più importante, cioè la decadenza immediata e l'impossibilità di far parte di organismi societari. In particolare mi riferisco al numero uno di Stellantis, John Elkan, e quindi se ci fosse la contestazione di questo reato, finalmente dovrebbe dimettersi, perché avrebbe già dovuto dimettersi secondo il codice etico di Stellantis. Etico, una parola che è stata dimenticata, e quindi abbiamo poi il presidente della Juventus, ma questa è una cosa più rilevante, che dovrebbe dimettersi dalla presidenza di Juventus in quanto è una società per azioni. Ora, da Juventus a Stellantis e viceversa. Notizia proprio di oggi, c'è anche lo sciopero in arrivo dei dipendenti di Stellantis. L'abbiamo detto in apertura. Noi italiani siamo stati un po' abituati, e tu lo dici nei tuoi libri, a considerare gli agnelli come la royal family, quelli di cui ci si fida, quelli nelle cui mani ci siamo messi. Ecco, anche questo sciopero in arrivo, dacci una tua lettura, un tuo commento, perché comunque a fronte di questa notizia del sequestro, di questa indagine in corso, abbiamo una situazione economica da brividi da un certo punto di vista, e quindi immaginiamo gli operai che sfogliano i giornali, e noi invitiamo a sfogliare i tuoi libri, dicono: ecco, noi siamo messi così e guarda questi. Il mio commento sullo sciopero è: era ora che i sindacati si accorgessero che lo stabilimento di Mirafiori nelle sue oltre 2000 unità produttive, non si capisce cosa producono, adesso vi dico perché faccio questa osservazione, per lunghi mesi all'anno è occupato soltanto da 50-100 operai, mentre tutti gli altri sono in cassa integrazione, pagati da noi, dall'INPS. Era ora che si accorgessero di un problema formidabile, tremendo, gigantesco, quello dell'indotto, perché se tu produci meno auto in Italia, delocalizzi la produzione in Polonia, in Spagna, negli Stati Uniti, in Messico, in Brasile, in Francia,
in Algeria e in Tunisia, che cosa succede? Succede che tutte quelle fabbrichette dell'Interland torinese o altrove che producono quei pezzi che sono fondamentali per un'automobile, il gommino dei tergicristalli, il motorino di avviamento, il tachimetro, le cinture di sicurezza, la gomma piuma delle poltrone e tutto il resto, il tubo di acciaio dello scappamento, tutte queste aziende sono costrette a delocalizzare perché non hanno più gli ordinativi, altrimenti ci sarebbero dei costi enormi a mandare il gommino del tergicristallo e tutto il resto in Polonia, in Sud America, in Africa. Allora, questa delocalizzazione ha prodotto due effetti. O hanno chiuso tutti questi stabilimenti, come è avvenuto nel 99% dei casi, lasciando sul lastrico chi 100, 200, 300, 400 persone degli addetti e rispettive famiglie, vedete che numero arriva, senza che i sindacati dicessero mai nulla, perché si trattava di piccole unità produttive basate in un territorio periferico rispetto a Torino. E la seconda cosa ha determinato che quei pochi che hanno voluto stare dietro al business hanno dovuto spostare, trasferire le loro aziende che in Romania, chi in Polonia, chi nel Nord Africa, eccetera. Addirittura venne organizzata una bella gita da Stellantis per portare questi imprenditori dell'indotto, quei pochi rimasti, a vedere in Tunisia e in Marocco le possibilità che venivano concesse a coloro che avrebbero aperto uno stabilimento lì, le detassazioni e tutto il resto. E quindi questo che cosa significa? Significa che i sindacati finalmente si sono svegliati. Finalmente si sono svegliati, direi, perché c'è una complicità chiara e netta dei sindacati in questi ultimi anni. Fin dal momento in cui consentirono a Marchionne quella manovra, che tutti applaudirono, geniale, oh, che intelligente, la manovra più semplice per un manager, per far vedere quanto è bravo, è di ridurre i costi, giusto? Ma non si riduce il suo stipendio. Che cosa fa? Mette la gente in condizione di non fare nulla, chiude gli stabilimenti, eccetera. In questo modo risparmia e non paga lo stipendio lui con la sua compagnia, ma lo fa pagare allo Stato, da noi cittadini, attraverso l'INPS. Ora, Marchionne, quindi, negli ultimi anni, prima di morire, ma la sua politica è stata poi seguita pedissequamente, ha condotto la Fiat a liberarsi di personale. Liberarsi di personale come? Non dandogli nulla da fare. Se io fossi un operaio Fiat, non vengo licenziato perché non si può, la pace sociale, eccetera, ma vengo messo in cassa integrazione in maniera che lo stipendio che prima mi dava la Fiat smette di darmelo, ma me lo dà qualcun altro, me lo dà l'INPS attraverso la cassa integrazione. Ora, il sindacato, ci sono dei documentari televisivi, dei reportage, ce n'è stato uno ripetuto ieri dalla Sette, nella trasmissione di Formigli, nel quale farebbe bene correttamente giornalisticamente a mettere replica del programma di alcuni mesi fa, la correttezza è questa, in genere si scrive archivio, materiale d'archivio, in cui Giovanna Borsier, una bravissima giornalista ex di Report, è andata a intervistare varie persone e quegli sconsiderati dell'ufficio stampa Fiat, ufficio stampa che ormai fa rimpiangere i bei tempi, dico bei tempi professionali in cui c'erano al vertice dell'ufficio stampa Fiat personaggi di alto livello come Alberto Nicolello, ad esempio, Marco Benedetto, indubbiamente il migliore, il mitico Marco Benedetto, il numero uno, poi Ernesto Auci. Ecco, tutti i personaggi, manca questa cosa, ve lo dimostra un passaggio di quel reportage bellissimo di Giovanna Borsier sulla Sette, la quale mostrava, le hanno consentito di entrare vicino alle linee di montaggio e lì hanno svolto l'intervista. C'era questo, non so se capo o responsabile dell'ufficio stampa, che parlava davanti a questa linea di produzione ferma. E poco distante si sentivano delle voci concitate ed era un sindacalista che proclamava uno sciopero improvviso per chissà quale ragione e la Borsier, giustamente, col suo microfono e il suo camera, cercava di andare là, l'hanno fermata.
E soprattutto faceva vedere l'altro che accompagnava, il capo ufficio stampa, che registrava col telefonino tutta la conversazione. Noi Cose naturalmente catastrofiche. invitiamo anche qui a BioBlu, sono benvenuti i rappresentanti sindacali che vogliono magari anche Sì, rispondere su questi punti. sì. Gigi, volevo farti vedere una cosa e Ma non continuiamo con il... formalizzatevi, lo so giustamente per la par condicio che dite, oddio, Moncalvo ha attaccato i Continuiamo. sindacati che non No, si ma possono attaccare. continuiamo con il tuo Sì, discorso. Landini si faccia intervistare meno da Repubblica. E quando si fa intervistare da Repubblica, perché non si fa mai fare domande o le sollecita lui o risponde lui anche se non glielo chiedono sul problema Fiat e occupazione? Punto interrogativo, Assolutamente. poi chiamate chi volete. E parla... No, ma certo, assolutamente. E tornando, e non voglio cambiare argomento, rimaniamo sulla questione sindacati e lavoro. Qui intanto voglio farvi rivedere Affari e Finanza da cui abbiamo tratto spunto, questo è il titolo sulla questione eredità, ma voglio farti e farvi vedere un'altra questione che è interessante anche dal punto di vista sociale, visto che abbiamo parlato degli operai. Questo è un nostro servizio, servizio di Andrea Murgia. L'ultima di Stellantis offre Maserati scontati agli operai in cassa integrazione, questo anche per dare la misura del divario fra proprietà, dipendenti, cittadini e come dire, come se assomiglia un po' alla famosa frase di Maria Antonietta, il popolo ha fame, chiede il pane, dategli le brioche, quindi questa cosa delle Maserati grida vendetta al cielo. Era arrivato un messaggio automatico. Caro collega, siamo lieti di annunciarti che dal mese di settembre avrai la possibilità di acquistare una nuova vettura Maserati a condizioni dedicate a te, ai tuoi familiari e ai tuoi amici. Gigi, dacci un commento su questo perché questa è una cosa che, come dire, tocca anche la nuda pelle di chi lavora e si vede recapitare un messaggio di questo tipo. Ecco, attenzione, l'email partiva da Stellantis, non è che partisse da un provocatore, da una fake news, eccetera. Partiva da Stellantis, con questo testo ti offrivano delle auto da 85.000 euro in su agli operai in cassa integrazione. Ora questo significa due cose, che questi prendono per il culo la gente, primo. Secondo, che non hanno evidentemente più neanche una rete di vendita e hanno i magazzini pieni di Maserati invendute al punto che dice: ma facciamo questa prova, vediamo se qualcuno in cassa integrazione invece di accontentarsi dei quattro soldi senza fare nulla si mette a fare il concessionario, cioè fa circolare la voce tra gli amici e i conoscenti che sono più solvibili di lui se vogliono comprarsi la Maserati con lo sconto. Queste sono follie. E poi il comunicato stampa, pezzo il tacon del buso, peggio il ramendo del buco, sempre di Stellantis, che dice: avete capito male, no? L'italiano lo capiamo benissimo, non c'è bisogno di dirci l'avete capito male. Ora la situazione di Stellantis è la seguente: c'è Tavares che prende 36 milioni di euro l'anno, 36 milioni di euro l'anno, che è stato messo sul lastrico finalmente, lo mandano a casa e hanno fatto un bando per cercare un nuovo CEO. E quindi ci sono 2 anni di tempo, dicono, ma perfino Tavares fa parte della commissione che sceglierà il suo successore. Vabbè, questa la raccontate ai bambini dell'asilo e a coloro che pettinano le bambole o raccolgono le margherite nei prati quando ci sono. La verità è che il governo francese, nella persona del presidente Macron, vista la crisi tremenda della Volkswagen in Germania, che chiude stabilimenti a go-go, visto l'insipienza di questa Stellantis, e lui detesta Tavares, sta cercando di fare una cosa, cioè sta cercando in questo vuoto di creare il polo della grandeur automobilistica francese, facendo fare ciò che a lui sta a cuore da tempo, cioè la fusione tra la Peugeot Citroën, cioè Stellantis, e la Renault, altro grande marchio francese. In questo modo questa fusione determinerebbe la creazione di un polo automobilistico primo in Europa, nonostante la crisi delle automobili. Ora il problema è che Tavares è un ostacolo, non solo è un ostacolo per i risultati che non ha saputo raggiungere, per i buchi che ha creato, a parte il suo portafoglio, per essersi inimicato il mercato americano e il potente sindacato americano, là gli scioperi ci sono e come, ma soprattutto perché Macron ha in mente già il nuovo CEO che prenderà il posto di Tavares. E questo qui è un italiano, si chiama De Meo,
arriva attualmente il numero uno della Renault, è stato un importantissimo manager, top manager di Volkswagen, e viene dalla Fiat. E i tifosi juventini come me lo ricordano benissimo, poiché quando lavorava alla Fiat fu protagonista di una conferenza indimenticabile. Era il periodo in cui la Juventus stava per andare in Serie B a causa delle vicende di Farsopoli, Calciopoli, chiamatela come voglia. E De Meo disse in una conferenza ufficiale, in inglese, disse: è una buona cosa per la Fiat che la Juventus vada in Serie B. Così diventerà meno antipatica, e quindi diventerà meno antipatica anche la Fiat e i suoi modelli, visto che la Juventus vinceva sempre, e quindi venderemo più Fiat a condizione che la Juventus se ne vada in Serie B. Vabbè, a parte questi ragionamenti calcistici, De Meo è un bravissimo manager, e in questa vicenda staremo a vedere se Macron vincerà, perché Macron è il vero proprietario col governo francese, con il pacchetto di azioni più determinante, anche se numericamente è il terzo pacchetto. Il primo ce l'ha Stellantis, ma è una maggioranza relativa del cavolo, che non conta nulla. Il secondo ce l'ha la famiglia Renault, una famiglia che, contrariamente a quella del cane, non ha dismesso le industrie del nonno, degli antenati, eccetera. E c'è poi il governo francese, che ha nominato di diritto un suo membro. E secondo voi il governo francese, che controlla Stellantis, che ha queste prospettive, è favorevole che vengano mantenuti aperti degli stabilimenti in Italia, oppure preferisce delocalizzarli, soprattutto portarli via gli italiani e metterli in Francia? Ecco, ci vuole tanto per Landini per capire questo schema, ci vuole tanto. Mi fermo. Anche perché abbiamo terminato il tempo. Gigi Moncalvo, io ti ringrazio. Avevamo promesso di parlare con il massimo esperto della famiglia Agnelli e il CAN di tutta la questione Fiat Stellantis, promessa mantenuta. Voglio farvi vedere un'ultima volta la copertina del libro di Gigi Moncalvo, Agnelli Coltelli. Ecco, qui a BioBlu potete sentire la voce di un giornalista d'inchiesta come Gigi Moncalvo, altrove probabilmente no, o con decisamente meno frequenza. Vai Gigi! Fammi dire un'ultima cosa: oltre alla presa per il culo della Maserati offerta, proposta, c'è un'altra presa per il culo. Nella spartizione del denaro della nonna, te li vedi sul tavolo là, io voglio questo, io voglio lo chalet. C'è una cosa che è incredibile: Ginevra si è imbertata un paio di orecchini della nonna, i famosi orecchini Harry Winston, che è un gioielliere famosissimo di New York, e che valgono, io sono andato a cercare su varie fonti, è vero il valore, 78 milioni di euro. Due orecchini che non sono finiti certo a Lapo e a John, perché non li avrebbero mai indossati, e neanche le loro mogli. 78 milioni di euro di un paio di orecchini, la più grande evasione fiscale nella storia dell'Italia. Grazie. Mondi paralleli, noi viviamo in questo di mondo invece. Grazie ancora a Gigi Moncalvo, grazie ai telespettatori di BioBlu, continuate a seguire i nostri programmi.